in questo quarto d'ora che ci è rimasto, vogliamo, non facciamo a tempo a introdurre un altro argomento, ma vogliamo fare risolvere un problema preciso. Allora, noi la prossima volta parliamo della misura di Lebesgue. Naturalmente non ne parleremo in maniera esaustiva, daremo dei cenni. Però la misura di Lebesgue cosa sarà? Deve, innanzitutto dovrà estendere la misura di Riemann. Che ne so, se stiamo in R2, la misura di Riemann ci dava l'area degli oggetti e quella ci dovrà dare, quegli oggetti ci dovrà dare la stessa area per gli stessi oggetti di prima. Magari riesce a mettere l'area anche di altri oggetti. Allora uno potrebbe dire, ma è possibile estendere questa misura a tutti i sottoinsiemi di R2? Beh, se vogliamo certe proprietà, no. Per esempio, qual è una proprietà che noi desideriamo per le aree? Che se l'oggetto lo prende e lo traslo, l'area rimane la stessa. La stessa cosa se l'oggetto lo ruota. Cioè se lo sottopongo a un movimento rigido, questo deve valere per le lunghezze in R, per le aree in R2 e per i volumi in R3. Ok? Se prendo una cosa, sarebbe bello se prendo questo mazzo di chiavi, c'ha un peso qua di 150 grammi, lo metto di qua e pesa 70 grammi, più leggero, lo tengo in quella configurazione là. No, pesa sempre qua. Chiaro? Qual è il problema? Il problema è che nel 1924 è stato creato un esempio di questo tipo, che si può non so nell'esempio originale quanti pezzi erano, ma si può scendere a 5. Allora, tu prendi una sfera tridimensionale, la sezioni in 5 pezzi, cioè la sfera è uguale a con 1 unito con 2 unito con 3 unito con 4 unito con 5, cioè l'unione di fatto la sfera. I pezzi sono disgiunti a 2 e 2, quindi è una, diciamo, partizione esatta, cioè intersezione di due pezzi diversi, quindi è con intersecato con 5. Poi cosa fai? Applichi a ciascuno di questi pezzi un movimento rigido, quindi avrai Egon 1 che è stato spostato, sigma di Egon 1, chiamiamolo sigma 1 di Egon 1, con un certo movimento rigido, poi avrai sigma 2 di Egon 2, sigma 3 di Egon 3, sigma 4 di Egon 4, sigma 5 di Egon 5. Che cosa ottieni? Che questi pezzi sono di nuovo disgiunti, non si sono compenetrati, sono di nuovo disgiunti, e l'unione di questi pezzi fa una sfera con un raggio diverso, più grande. Il suo volume è praticamente incremento del volume. Qual è la conseguenza logica di questo esempio? Ovviamente è un paradosso, è forte come cosa, perché Banach e Tarski volevano che non si usasse l'assioma della scelta, vogliono rifiutare l'assioma della scelta, perché vedremo che per costruire questi esempi ci vuole una cosa che si chiama assioma della scelta. Ok? Allora loro dicevano, no, l'assioma della scelta non va bene, tanto è vero che succede questo. Però in effetti la gente ci ha pensato, ha detto, ok, qual è il problema? Che vuol dire? Che quei pezzi, il volume, non ce l'ha. Mica è detto che io devo misurare tutto. Mica è detto che tutti i sottoinsiemi di X, in questo caso di R2, di R3, devono stare nella sigma alta. Quei pezzi sono particolarmente cattivi e non sono misurabili. Perché se, è chiaro che se sono misurabili e io voglio che la misura si preservi per la misura e il volume, in quel caso, se la misura si deve preservare per rotazioni e traslazioni non deve cambiare. E quando la metto insieme, il volume della sfera è 4 terzi più che R3, quindi se cambia il raggio cambia il volume. Però,
diciamo, noi da quel punto di vista, invece di per far cadere la contraddizione, diciamo semplicemente che quegli insiemi non sono misurabili. Questo si può fare con 5 pezzi. L'esempio lo trovate su YouTube facilmente. Cercate il paradosso di Banach-Tarski. Ci stava più di un video, ma insomma, io ne ho visto uno che durava una ventina di minuti. Spiegava bene, faceva queste belle figure. Noi ne facciamo uno più semplice, facciamo una costruzione più semplice, che ci fa vedere che non possiamo, cosa non possiamo avere? Non possiamo avere contemporaneamente le seguenti proprietà. Questo lo facciamo in euro. Non possiamo avere una misura che sia invariante per traslazioni in F e che contemporaneamente misuri tutti i sottoinsiemi di F. Se è invariante per traslazioni, non, la sigma algebra non può essere fatta da tutte le parti di F. Adesso questo ve lo dimostro, però per dimostrarlo dovrò usare, e poi vi sottolineerò dove, una cosa che si chiama assioma della scelta, che non è una cosa. Per esempio, non tutti i matematici l'accettano, però diciamo, per fare la teoria della misura si accetta perché ci vuole. Ok? Allora, come funziona qui? Come funziona la contrazione? Cominciamo a introdurre su R una relazione di equivalenza. Allora, diciamo che x è equivalente a y se e solo se x meno y è un numero razionale. Ok? Quindi, per esempio, chi sono i numeri equivalenti a 0? Tutti i numeri razionali. Chi sono i numeri equivalenti a radical 2? Tutti i numeri che... Radical 2 è equivalente a un numero razionale? No, perché la differenza non è razionale. Perché se fosse razionale, allora anche radical 2 era razionale. Sono tutti numeri del tipo radical 2 più un numero razionale. Chiaro? Allora, questa qua è chiaro che è una relazione di equivalenza, perché x meno x fa 0, che è un numero razionale, quindi ogni numero è equivalente a se stesso. Secondo x meno y appartiene a q, se e solo se y meno x appartiene a q, quindi va la proprietà simmetrica, se x è uguale a y anche y è uguale a x. E la terza proprietà, se x meno y appartiene a q e y meno z appartiene a q, chiaramente x meno z è uguale a x meno y più y meno z più z appartiene a q. Questo cosa mi dice? Che se x è equivalente a y e y è equivalente a z, anche x è equivalente a z. Quindi è banale verificare che questa qua è una relazione di equivalenza e che goda le proprietà riflessive, simmetrica e transitiva. Allora, adesso stiamo attenti. Si va a scegliere un insieme fatto così. Allora, prendiamo le classi di equivalenza. Allora, se io prendo due classi di equivalenza, le classi di equivalenza sono disgiunte. No? È chiaro che sono disgiunte. Per ogni punto prendiamo tutta la classe di equivalenza. Se ho due punti, o stanno nella stessa classe di equivalenza, o se no le due classi di equivalenza sono disgiunte. La classe di equivalenza dà sempre una partizione, le classi di equivalenza danno sempre una partizione degli insiemi. Allora, facciamo così. Ecco, qua, questa è la frase nella quale viene, diciamo, usato l'assioma della scelta. Per ogni classe di equivalenza si sceglie un punto per ogni classe di equivalenza, come lo vogliamo chiamare, C, si sceglie un punto X appartenente a C. Ok? A C intersecato 0, 1.
Ok? Perché è chiaro, se la classe di equivalenza, nel momento che c'è un punto che sta nella classe di equivalenza, quando io ci sommo tutti i razionali, a un certo punto devo finire tra 0 e 1. Quindi sicuramente c'è un elemento della, ci sarà un elemento della classe di equivalenza che sta tra 0 e 1. Poi tutti queste, l'unione di tutti questi punti la chiamiamo n. L'unione di questi punti la chiamo n. Ok. Ok. Allora, questo E è chiaramente un insieme contenuto in 0 e 1. Perché tutti i punti stanno tra 0 e 1, quando faccio l'unione rimane compresa tra 0 e 1. Adesso andiamo a chiamare EQ uguale Q più E, cioè Q più X, tali che X appartenente a E. Cioè sono i traslati, Q è un numero razionale. Cioè prendo E e lo sposto di Q. Allora io dico che è vera l'affermazione seguente. Preferisco farla qui così c'è più spazio. Io dico che l'unione al variare di tutti i razionali di EQ è, contiene 0, scusate, tutti i numeri razionali compresi tra meno 1 e 1. Io dico che contiene 0, 1. È contenuta in meno 1, 2, e poi dico che se Q1 è diverso da Q2, questo significa che E1 intersecato in Q2 è uguale a Q2. Ok? Allora, alcune cose sono evidenti. Allora, cominciamo, andiamo per punti. EQ è contenuto in Q più 0,1, no? Perché EQ era contenuto in 0,1. E era contenuto in 0,1. Quando lo trasformo di Q è come se io trasformo di Q anche 0,1. Questo vuol dire questo. Faccio tutte e due. Però questo Q è un numero razionale, ma è compreso tra meno 1 e 1. Quindi alla peggio lo posso traslare verso sinistra, arrivo a meno 1, dall'altra parte lo posso traslare verso destra, arrivo a 1. Quindi questo qua è sicuramente contenuto nell'intervallo meno 1. Quindi siccome sono tutti contenuti nell'intervallo meno 1, 2, anche la loro unione è contenuta nell'intervallo meno 1. Chiaro fino a qui? Poi andiamo a vedere questo. Supponiamo per assurdo che non sia vero, altrimenti esiste un x, diciamo un x appartenente a EQ con 1 e y appartenente a EQ con 2, tali che Q1 più x è uguale a Q2 più y. Ma questo mi direbbe che x meno y è uguale a Q2 meno Q1, che è un numero razionale, perché questi erano razionali. Quindi mi direbbe che x è equivalente a y. E questo non è possibile perché le due classi di equivalenza io
Per ogni classe di equivalenza ho preso un solo punto, non due. Ok? Quindi questo non è possibile. Quindi quando prendo due classi di equivalenza, cioè quando traslo E di due numeri diversi, quei due insiemi devono essere vuoti. No? Cioè l'intersezione, allora l'intersezione deve essere vuota. Infine, prendiamo un x appartenente a 0, 1. Io so che esiste un y appartenente a 0, 1, a 0, 1, che sta nella sua classe di equivalenza, tale che la classe di equivalenza di x, tale che hanno la stessa classe di equivalenza, non scrivo il simbolo della classe di equivalenza perché sennò ci possiamo confondere, hanno la stessa o sono nella stessa classe di equivalenza. Allora, se stanno nella stessa classe di equivalenza, che vuol dire che x meno y deve essere un numero razionale, ma x meno y è compreso, questo lo chiamo q. Allora, questi sono due numeri compresi tra 0 e 1. Quando vado a fare la differenza sicuramente è compresa tra meno 1 e 1. Quindi la differenza la chiamo x meno y, la chiamo q. Allora, quindi x è uguale, ah no, era giusto così, è uguale a q più y. Allora vedete che, quindi, che vuol dire? Vuol dire che x appartiene a q, cioè alla classe di equivalenza. Y è l'elemento scelto nella sua classe di equivalenza, quindi stava in E. Quando lo trasformo di q mi va a coprire x, quindi vedete che x è coperto da questo numero, sta in questo numero. Quindi tutto l'intervallo 0, 1 è contenuto in questa unione. Oh, e qua casca l'asino, adesso c'è un problema. Perché? Qual è il problema? Il problema sta nel fatto che se adesso voglio andare a calcolare, supponiamo che questo insieme sia misurabile con qualunque misura mu dell'unione per q appartenente a q di e con q è uguale alla somma per n che va da 1 a infinito di mu di e, o no? Di mu di e con q. Qua ci mettete che vada a 1 infinito, nel senso che i razionali sono numerabili, no? Quindi li numero, quindi faccio q, diciamo q intersecato meno 1, questo insieme è numerabile, quindi è una successione. Allora qua metto eqn che viene, ma eqn è somma per n che va da 1 a infinito di mu di e, perché ognuno di questi era una traslazione di e, e quindi semplicemente traslando la misura non dovrebbe cambiare. E adesso mi trovo con un problema, perché questa misura dovrebbe essere compresa se c'è l'invarianza per traslazioni e se estende la misura elementalmente definita, questo insieme è compreso tra 0, 1 e meno 1, 2. E quindi la sua misura dovrebbe essere compresa tra 1 per la lunghezza di 0, 1 e 3 che è la lunghezza di meno 1, 2. E questo non è possibile perché se voi prendete la costante e ci fate la serie, o la costante fa 0, la serie viene a 0, la costante è positiva e la serie è infinita. Le misure sono maggiori o uguali di 0. Se ci mettete 0 viene 0, se ci mettete un numero maggiore di 0 viene infinito.
Guardate che questo problema moralmente l'avete già incontrato. Quindi, cosa abbiamo dimostrato noi? Che non è possibile che questo insieme qua, che E o questo insieme qua, siano misurabili secondo una misura che estenda la lunghezza elementalmente definita. Non è possibile. Ok? Una misura, la misura di Rebecca? No, una misura qualunque. Cioè non è che voi potete pensare a qualunque tipo di misura che debba estendere la misura di Riemann normale degli intervalli, che se gli intervalli non può funzionare. Fino a che deve essere il variante per traslazione è una misura, non può funzionare. E deve estendere la lunghezza elementalmente. Questo problema in realtà dal punto di vista morale voi già l'avete incontrato. Quando l'avete incontrato? In calcolo delle probabilità. Dove l'avete incontrato? Beh, se vi ricordate, se io prendo un insieme, un pezzo di piano, un pezzo di un volume, cioè, là ci posso mettere una densità uniforme. Ricordate? Ma se l'insieme sottostante, per esempio, prendete n, là non ce la posso mettere una distribuzione con una densità, con una probabilità uniforme per ogni n. Perché? Che sono infiniti. Allora, se ci metti 0, viene 0 e la probabilità totale diventerebbe 0, non 1. Se ci metti una costante maggiore di 0, la probabilità dovrebbe fare infinita, non è possibile la probabilità di fare 1. È la stessa cosa, lo stesso punto. Per una parte. Qua c'è qualcosa in più, perché per costruire questo insieme, cosa abbiamo usato? Quella frase strana. Cioè io ho una collezione, una famiglia di classi di equivalenza, devo poter fare questa operazione strana, cioè ho tutta questa famiglia di insiemi, da ogni insieme devo prendere un punto e con questi punti ci devo fare un altro insieme. Non è così intuitivo come pensavo. Questo sostanzialmente è diciamo l'enunciato di quello che si chiama assioma della scelta, cioè una cosa che nessuno può dimostrare, si prende per assioma, perché è un punto chiave che serve a fare un sacco di dimostrazioni in matematica e si incontra in tantissime situazioni, tant'è vero che ci sono almeno una decina di versioni equivalenti all'assioma della scelta. Assioma della scelta, lemma di Zorn, principio di ordinamento massimale, c'ha parecchi nomi e c'ha parecchie versioni. Chiaro? Perché? Perché ogni volta che bisogna ricorrere a una dimostrazione particolarmente delicata, su certi fatti particolarmente delicati, va a finire, ogni volta, insomma, alcune volte si va a finire sul fatto che bisogna usare una versione equivalente di questo assioma della scelta. Ok?